Sono Francesca e vi leggerò la prima parte del capitolo tredicesimo delle avventure di Don Chisciotte della Mancia. Il curato e il barbiere Mastro Nicola partono alla ricerca di Don Chisciotte. A questo punto dobbiamo fare un passo indietro per raccontare quel che era successo in casa di Don Chisciotte dopo la sua seconda partenza. Quando la governante e la nipote si erano accorte che il loro zio e padrone non c'era più, avevano cominciato a disperarsi. Ed erano ricorse per consiglio al curato e al barbiere Mastro Nicola. I quattro avevano ragionato a lungo insieme. Sicuramente deve avere ancora la testa piena di tutte quelle stupidaggini dei libri di cavalleria, disse il curato, e questa volta sarà difficile che torni dietro da solo. E c'è da raccomandarsi a Dio che non faccia cose tali da morire ammazzato o che ammazzi lui qualcuno, disse in lacrime la governante. Così, di fronte al dolore delle due donne, il curato e il barbiere avevano deciso di mettersi alla ricerca di Don Chisciotte. Dopotutto non può essere andato nella luna, osservò Mastro Nicola, e se ci informiamo nei paraggi, io dico che presto ne avremo notizie. S'erano dunque messi in cammino con le loro mule e volle il caso che la sera si fermassero a riposare in quella stessa locanda dove erano stati Don Chisciotte e Sancho e dove tutti e due avevano avuto delle spiacevoli avventure. Ma sì, certo che sono loro quelli che voi cercate, disse il locandiere, sua moglie, sua figlia e la serva Maritornes. E raccontarono a loro modo ciò che era successo quella notte nella locanda e del balsamo che aveva fatto vomitare le budella al misterioso cavaliere e al suo scudiero. Purtroppo non seppero dire dove si fossero avviati, allontanandosi dalla locanda. Avete visto? Abbiamo già trovato una traccia, disse il curato al barbiere. Mi sa che presto incontreremo chi saprà esserci più precisi. Non avrebbero mai immaginato che la prima persona che avessero incontrato sarebbe stato Sancho. Rimontati sulle loro mule, si erano infatti da poco rimessi in strada, quando videro venir loro incontro un villano a cavallo. Dite un po', signor curato, domandò il barbiere, ma quell'uomo che ci viene incontro non monta il cavallo di Don Chisciotte? Certo, e vi so dire che è un certo Sancho Panza, di cui la moglie non sa più cosa sia successo da una settimana. Intanto Sancho, in sella aronzinante, era arrivato vicino e il curato lo chiamò. Ehi Sancho, dove te ne vai con quel cavallo? Non è la bestia di Don Chisciotte? Sancho non ebbe nessuna difficoltà a scendere e a baciare la mano al curato, dicendo subito che andava a portare una lettera del suo signore alla bellissima Dulcinea, in nome della quale Don Chisciotte aveva già affrontato e vinto numerosi nemici. Ciao, sono Livio e leggo la seconda parte del capitolo tredicesimo. E dove si trova adesso il vostro signore? Domandò il curato. Questo non posso dirvelo, rispose Sancho, perché mi ha raccomandato che non parlassi con nessuno e non rivelassi il luogo della sua penitenza. Allora intervenne il barbiere. Ascolta, Sancho, se non vuoi dirci dove si trova il tuo signore, noi potremmo pensare che tu lo abbia ucciso e che ti sia impadronito del suo cavallo. Perciò è meglio per te che ci dica tutto quello che sai. La minaccia di essere sospettato di un delitto sciolse subito la lingua a Sancho, che si dichiarò prontissimo a guidare il curato e il barbiere nel bosco dove era rintanato Don Chisciotte. A questo punto sorgeva però una difficoltà. Sarebbe stato disposto Don Chisciotte a tornare a casa dando retta ai buoni consigli dei suoi vecchi amici? Questi si consultarono un poco fra loro. È chiaro, disse il curato, che il nostro povero Chisciotte è del tutto fuori di cervello. Se vogliamo distoglierlo dalle sue follie, bisogna usare l'astuzia. Egli aveva intanto avuto un'idea, quella di travestirsi lui da donna e il barbiere da servitore, e di presentarsi a Don Chisciotte chiedendogli di vendicare con il suo coraggio una grande offesa. Certo, Don Chisciotte avrebbe abboccato e si sarebbe dichiarato pronto a servire una disgraziata signora in lacrime. Così, tornati per poco nella locanda, avvenne il più buffo dei travestimenti. La locandiera fece infatti indossare al curato una gonna di velluto a bande verde e nero e un corpetto degli stessi colori.
aggiungendo poi a questo una cuffia e una maschera. Al barbiere bastò semplicemente una coda di bue che lo arricchì di una folta barba rossiccia e un cappellaccio da tenere ben calcato sugli occhi. All'ultimo momento, però, mentre già stavano per rimettersi in cammino, il curato pensò che quel travestimento da donna non si confondesse alla sua dignità di sacerdote. E alla svelta lui e il barbiere si scambiarono gli abiti. Quindi raggiunsero Sancho, spiegandogli che quello era il modo migliore di presentarsi a Don Chisciotte e raccomandandogli di non svelare a lui la loro vera identità. L'indomani giunsero tutti e tre al margine del bosco, dove Sancho aveva lasciato un ramo spezzato per segnale. Durante il cammino, egli aveva raccontato al curato e al barbiere tutte le imprese di Don Chisciotte, compresa la liberazione dei forzati. E ad ogni nuova storia che raccontava il curato gli diceva: «Ecco, vedi, Sancho, se il tuo padrone vuol diventare re o imperatore, non deve perdersi in avventure come quelle che tu hai visto. Ed è opportuno per questo che per il suo bene si lasci guidare da noi. E anche tu non avrai niente da perderci, anzi, sarà molto più probabile che tu possa a tua volta diventare governatore di un'isola». «Ora», disse a Sancho il curato, «noi ti aspetteremo qui e tu dirai al tuo signore Don Chisciotte d'aver portato la sua lettera a Dulcinea e che lei gli ordina di recarsi subito a trovarla. E quando tornerai con lui, non c'è bisogno che te lo ripeta, guardati di dirgli chi siamo noi». Così Sancho si internò nel bosco. E il curato e il barbiere si disposero ad aspettare e non sarebbe stata un'attesa breve.